Buonasera ragazzi, bentrovati ad una nuovissima edizione di Zampa News. Le notizie provenienti dal mondo degli animali. Partiamo con una notizia non proprio allegra. Non ce l'ha fatta purtroppo Ciccio Tommy, il meticcio che ha commosso l'Italia per la sua fedeltà nei confronti della padrona morta a novembre. Ogni giorno andava infatti in chiesa ad aspettarla. Probabilmente il dolore per il decesso della padrona, unito anche all'età avanzata dell'animale, ne ha provocato purtroppo la scomparsa. E pensate un po', un bimbo affetto da mutismo selettivo torna a parlare grazie alla sua gatta. I love you, Jessie Cat. Con queste parole rivolte alla sua gatta, il piccolo Lorcan, 7 anni, sta imparando ad esprimere i propri sentimenti con le parole. E poi c'è Chris, il maialino disabile che cammina grazie ad un carrellino che il suo padrone, veterinario, ha costruito con alcuni pezzi di giocattoli. Un semplice, leggerissimo carrellino che permette al piccolo Chris di muoversi per casa senza alcun problema. E poi pensate un po', in Colombia una banda di ladri che cercava di derubare nella notte un mini market è stata costretta a rinunciare all'impresa. Perché? Perché l'asino che dovevano usare per trasportare la refultiva ha cominciato a ragliare tanto forte da arretare la polizia. Avevano già caricato tutto sull'animale quando il ciuchino ha azionato l'allarme. Asino sì, ma fesso no, e non voleva finire nei guai. Comunque ragazzi, Zampa News, il TG degli animali termina qui. Se anche voi, mi raccomando, trovate notizie simpatiche oppure storie strane sui nostri amici a quattro zampe, scriveteci a redazione@mondointornoagliianimali.it oppure sul sito e sulla pagina Facebook Mia Mondo Intorno agli Animali. Zampa News vi dà appuntamento a venerdì prossimo.